Sul grande cancello lungo l'argine del Piave, l'avviso che la ditta è chiusa per lutto, perché Vanni, il titolare della De Zottis di Saletto, che a Spinea sul passante ha perso due operai, l'azienda l'ha sempre intesa come una famiglia. Mauro Camerotto, 47 anni, di Varago, Francesco Villacci, 28 anni, di Breda, un terzo collega di San Biagio, ricoverato in ospedale. De Zottis conosceva da sempre Camerotto, erano stati compagni di scuola, poi di università. Era stato disponibile ad aiutarlo in questo piccolo lavoro che era temporaneo ma che gli permetteva di superare un po' il momento difficile del lavoro. Per Camerotto era l'ultimo giorno di lavoro alla De Zottis, poi da lunedì il posto in un'altra azienda. In via Aquileia, a Varago, il dolore dei familiari, il ricordo della cognata. Una brava persona, posso dire che era una bravissima persona. La moglie di Mauro, Simonetta, è inconsolabile. È là che non siamo capaci di farla da cielo minuto, che è proprio distrutto. Via Costantino Rosa, a Breda, a casa di Francesco Villacci non c'è nessuno, lascia la moglie e due bambine in tenera età, i vicini sono sconvolti. Lui era veramente casa, lavoro e famiglia, proprio un ragazzo, nonostante quello che abbiamo l'idea noi di ragazzi del sud, tanto di cappello, veramente. Le bambine erano innamoratissime del papà. La più grande, la Giada, lo chiamava sempre papà, 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 quando veniva a casa. Sì, era proprio tanto attaccata. Sarà la procura di Venezia ad accertare le responsabilità dell'autista del tir piombato sul furgone. A Breda è Maserada, è solamente l'ora del dolore. Si sta cercando di organizzare un funerale comune, se le famiglie lo desidereranno. Per Varago in particolare, un nuovo dramma che si somma alla morte venerdì sera del 21enne Christian Michielin, vittima di un incidente in moto. C'è un'altra tragedia che si somma a una tragedia. C'è poco da dire, no? Sono lutti quando sono persone giovani, difficili da, impossibili da spiegare e difficili da consolare.